Passiamo allora al primo argomento, che è un po' un inquadramento su che cos'è un sistema informativo. Su che cos'è un sistema informativo e su quali sono i punti di vista da cui può essere descritto. Il sistema informativo è una delle bestie più complesse che sappiamo progettare. C'è più complessità, che ne so, in Facebook che in un ponte, se andiamo a contare, o in una nave, se andiamo a contare il numero di elementi che lo costituiscono, di tipo software o di tipo hardware. Beh, Facebook forse è ancora troppo semplice come applicazione, ce ne sono di più complicate. No? La vostra banca, il sistema informativo della vostra banca, è molto più complicato socialmente. Quindi sistemi così complessi non riusciamo mai a digerirli e vederli tutti in un corpo, tutto insieme, sapere tutto di ogni dettaglio. Dobbiamo imparare a vederli da più punti di vista diversi, complementari, perché stiamo descrivendo sempre la stessa cosa, ma da punti di vista diversi. Che dati gestisce, che cosa fa, che interfacce ha, quali sono gli utenti, quali sono le videate, quali sono le azioni, quali sono gli errori, quali sono i componenti hardware, quali sono le reti di comunicazione, eccetera, eccetera. Sono tanti punti di vista diversi che ci servono per descrivere un unico sistema che di per sé è molto complesso. In realtà la definizione di sistema informativo è ancora più ampio. Se uno va a vedere cosa si intende come sistema informativo, rappresenta qualunque sistema per memorizzare ed elaborare le informazioni da parte dell'organizzazione. Ok? Memorizzare ed elaborare, sono sempre queste due componenti. Il sistema informativo gestisce delle informazioni, ma non le tiene lì in cassaforte ferme, ma ci fa cose sopra, le elabora per condurre, per portare avanti dei processi. In questa definizione ricade qualunque tipologia di trattamento dell'informazione, compresa l'informazione su carta, no? Compresa l'informazione che sono a conoscenza delle persone, compresa ovviamente l'informazione gestita dai computer. Quindi noi possiamo parlare di un sistema informativo puramente cartaceo, anche senza computer, questo concetto esisteva già. No? Quando tu immagini un processo, immagini, torniamo indietro di 30 anni, quindi voi non ce l'avete, di 30 anni e i processi erano gestiti in modulo tal dei tali, va compilato, consegnato al tizio che ne strappa un pezzo, ne inserisce un codice, lo trasmette all'altro, eccetera, eccetera. Ci sono dei processi che sono molto simili ai passaggi di informazione che si fanno oggi con i sistemi informativi, semplicemente erano gestiti su un supporto che non era elettronico, era cartaceo. Noi ci concentriamo ovviamente su quelli che tecnicamente dovremmo chiamare computer based information system, cioè sistema informativo in cui l'elaborazione e la memorizzazione dell'informazione siano gestiti da un computer, da strumenti informatici. Quindi sempre un sistema per memorizzare e elaborare l'informazione, però che fa uso come strumento di memorizzazione e strumento di elaborazione dell'informatica. Nessun sistema informativo sarà mai o è mai totalmente computer-based. Uno, perché ci sono le persone che devono usare e quindi non abbiamo ancora gli spinotti della matrix e quindi ci interfacciamo con computer, con strumenti che sono invece più tangibili, più concreti. E due, anche per convenienza. Ci sono delle parti di processo che magari non conviene, non è utile informatizzare. Cioè, non è che devi informatizzare tutto perché è bello. Cioè, lo fai perché ti supporta in una gestione più precisa e più efficiente di un processo. Ma se ti costa di più del beneficio che ti dà, non lo fai, mi insegnate voi a gestionare. Quindi in realtà in qualunque organizzazione ci sono dei processi che sono, dei sistemi informativi, pardon, che sono sempre misti, parte, diciamo così, umana, fisica e parte computer based. E ovviamente la convivenza dei due crea problemi. Il rischio qual è? È il rischio che troviamo in molte pubbliche amministrazioni di dover fare tutto doppio. Da noi al Politecnico hanno informatizzato tutta la procedura per i rimborsi spese quando andiamo in missione, in viaggio, eccetera,
quindi adesso dobbiamo inserire tutto bene in modo elettronico e poi scannerizzare le ricevute, caricare il PDF delle ricevute scannerizzate e poi fare una fotocopia e consegnarla in carta. E poi non conservare l'originale, quindi lavoriamo il doppio rispetto a prima quando si faceva tutto su carta. Però capita, non dovrebbe, ma capita. Alcune definizioni un pochino più complesse, infatti qui parleremo di definizioni, non definizioni di sistema informativo. Loudon è un testo, è un autore di un testo di circa 800 pagine che parla di sistemi informativi, ve lo risparmio, però definisce il sistema informativo come un insieme di componenti connessi, correlati, che lavorano insieme, quindi in modo coordinato, per raccogliere, elaborare, memorizzare e distribuire delle informazioni. Informazioni le quali possono supportare le decisioni, il coordinamento, l'analisi, il controllo e la visualizzazione all'interno di un'organizzazione. Quindi questa seconda metà è lo scopo. A cosa serve? Serve per fare le cose che devo fare in azienda. E queste cose sono le stesse che farei senza il sistema informativo, le devo fare e basta, perché fanno parte della vita dell'azienda, del ciclo produttivo dell'azienda. Ma questo lo faccio attraverso cosa? Attraverso un sistema che poi di solito è fatto di tante componenti, non è mai un sistema unico, è fatto di tanti pezzi, i quali, se va bene, parlano tra di loro, collaborano tra di loro, e questi pezzi ciò che fanno è elaborare informazioni. La raccolgono, la memorizzano, la elaborano e la fanno uscire. Dal punto di vista dell'informatica, un sistema di gestione delle vendite di chiodi e un sistema di, che ne so, di elaborazione delle immagini biomediche dei raggi X sono sempre sistemi che raccolgono, elaborano, memorizzano e distribuiscono informazioni. Poi il tipo di informazione è diverso, il tipo di elaborazioni da fare sono diverse, ma l'architettura, l'impostazione è abbastanza la stessa. Lavorano in domini diversi, hanno dei vincoli diversi, dei requisiti diversi, ma la tecnologia sottostante è quasi sempre la stessa. Il tipo di cose che devo fare sono diverse, lo scopo invece è molto... Il tipo di cose che devo fare sono le stesse, lo scopo invece è molto diverso. Per questo che noi impariamo ad analizzare i sistemi informativi in generale e non relativamente a un caso specifico per un altro, perché appunto la metodologia di progettazione informatica alla fine è un fattore comune, è la stessa tecnologia che viene usata in contesti diversi. E quindi il sistema informativo è una combinazione di vari fattori che sono sicuramente hardware e software, ma poi anche di conoscenza. Conoscenza tecnica di processo, cioè se il sistema informativo deve gestire un processo, chi ha progettato quel sistema deve innanzitutto capire come funziona quel processo e trasferire le informazioni su come funziona il processo all'interno del sistema informativo. E conoscenza organizzativa, perché poi questi processi si mappano sull'azienda, sulle persone, sui gruppi, sui ruoli, sugli uffici, e il sistema informativo deve saperlo. Deve sapere che chi è del gruppo A deve avere un certo tipo di visibilità, la possibilità di eseguire certi tipi di azioni all'interno di un processo che sono diverse da quelli di un altro gruppo. No? Chi fa ad esempio progettazione, chi fa controllo qualità, hanno bisogno di fare cose diverse pure all'interno dello stesso processo di produzione. E il sistema informativo deve saperlo. Quindi deve avere il sistema informativo sia la conoscenza dell'organigramma, dell'organizzazione dell'azienda, sia la conoscenza del processo tecnologico, della tecnologia che sta sotto il processo che viene gestito. Poi ovviamente non è che il sistema informativo lo sa o ha questa conoscenza, è il progettista del sistema informativo che l'ha messo dentro, perché lui è una macchina, che frega, 3 più 2 fa 5, ma che cosa significhi quel 5 non lo sa. Quindi noi dobbiamo riuscire a immaginarci il sistema informativo nel suo complesso, quindi come è calato, come interagisce all'interno dell'azienda, della realtà aziendale, che cosa fa, che cosa fanno le persone all'interno di questi processi gestiti dal sistema informativo, e poi ci facciamo l'idea generale, ma poi ci focalizziamo sul sistema informatico
computer based che deve realizzare alcune di quelle funzioni. Quindi per arrivare a definire questi nostri famosi requisiti, per fare questa nostra analisi, dobbiamo innanzitutto capire il contesto e dal contesto poi enucleare le funzioni, identificare, progettare le funzioni che il sistema informatico dovrà svolgere. Le funzioni invece che rimangono alle persone non le progettiamo noi, che dobbiamo progettare il sistema informativo, però ci servono per capire. Quindi noi vedremo soprattutto, o ci porremo spesso la domanda di come questo sistema informativo interagisce poi con i vari utenti del sistema. Un sistema informativo chiuso in se stesso, che non parla con nessuno, che non permette a nessun utente di agire, non serve a niente. Per carità, può servire a calcolare pi greco fino alla 12 miliardesima cifra, qui nulla, però non fa quelle cose che dicevamo prima, non gestisce questi processi aziendali. Quindi sarà molto importante, non solo visto che noi non ci occupiamo di come realizzare il sistema informativo, ma di che cosa lui deve fare. Ecco, le cose che fa sono molto spesso le svolge molto spesso interagendo con gli utenti del sistema, e gli utenti del sistema sono le persone che lavorano nell'azienda. Quindi un po' lo possiamo schematizzare in modo molto molto astratto così: è un sistema informativo che vive all'interno di un'organizzazione, gestisce un qualche processo in un'organizzazione, riceve dati, li elabora e produce risultati, e l'organizzazione stessa può usare le informazioni su questi risultati anche per migliorare poi il processo, migliorare gli input, correggere il processo stesso, ma non vive da solo questo, anche all'interno dell'azienda, in qualche modo il sistema informativo deve tener conto di un contesto più ampio. Prima vi ho fatto l'esempio di sistema informativo per gestire la GX, no? Occhio, dietro ci sono tutti i problemi in quel caso di sicurezza. Se sbaglio una dose rischio di far male alla persona, se invece Facebook si incanta, pazienza. Quindi a seconda dell'uso, della funzione, del contesto, del dominio diremo, in cui lavora un certo sistema informativo, può essere sottoposto a dei requisiti diversi. Quindi mi serve capire anche il contesto in cui va a operare, qual è, io ho messo i concorrenti, qual è il valore aggiunto che il sistema informativo dà rispetto magari ai miei concorrenti. Io magari produco matite, allora ho dei concorrenti i quali anch'essi producono matite. Allora, il sistema informativo può rendere le mie matite più competitive delle sue? Questo è il motivo per cui lo costruisco questo sistema informativo, perché mi permette di gestire meglio il mio processo. Io alla fine non vendo sistemi informativi, che sono in un'organizzazione di questo genere, vendo matite. Ma mi chiedo come fare a farle meglio. Gestire meglio, in fretta, maggior qualità, insomma, tutti gli indicatori che volete. E mi chiedo come fare a farmi aiutare a produrre meglio queste mie matite grazie all'automazione informatica di alcuni sottoprocessi di quelli di produzione. E beh, ovviamente là sopra ci sono clienti e fornitori che sono presenti in qualunque processo, con i quali ovviamente il sistema informativo in qualche modo si dovrà interfacciare. Vabbè, qui è... Ecco, io ho usato finora, in queste slide usiamo praticamente sempre il termine organizzazione, perché ciò che diciamo molto spesso, vabbè, l'organizzazione potete pensarlo come sinonimo di azienda, enterprise, no? Infatti spesso la traduzione in inglese di sistema informativo aziendale sarebbe Enterprise Information System, no? Però in realtà ciò che vale per ciò che diciamo così, a proposito dei sistemi informativi, vale non solamente per le aziende ma anche per gli enti pubblici, insomma, un politecnico, un'amministrazione, un comune, alla fine devono gestire anzi dei processi che sono normalmente anche più immateriali, quindi più informatizzabili rispetto ai processi produttivi industriali, rispetto a enti no profit, rispetto a, non so, associazioni sportive o quel che volete, insomma. Quindi usiamo il termine organizzazione per non essere limitati alla visione enterprise, alla visione aziendale, perché questi concetti si applicano anche ad altri tipi di organizzazioni che non sono aziende, ma sono, diciamo così, enti o altri tipi di
anche gruppi informali di persone, in certo senso. Quindi questo è il motivo per cui usiamo questo termine organizzazione che è neutro e per noi ricomprende un po' tutto. E qualunque tipo di organizzazione in qualche modo noi la possiamo qualificare conoscendo quali sono le persone che ci lavorano, persone non in termini di nome e cognome, ma in termini di ruoli e funzioni, la struttura organizzativa e le funzioni di business, cioè quali sono i compiti che l'organizzazione porta avanti. Se l'organizzazione esiste è per fare certe cose. E quindi quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere attraverso quali processi per raggiungere. E la visione di processo ovviamente è quella che ci interessa di più, perché un processo definisce una serie di fasi le quali possono essere in qualche modo gestite anche dal sistema informativo. Però il processo da solo non si capisce se non capisci a cosa serve e da chi è gestito e in quale contesto organizzativo queste persone lavorano. Sulle business functions qui ho provato a riassumere alcune di quelle classiche per dire che essenzialmente qualunque funzione interna un'azienda può essere, diciamo, informatizzata, anche se è un termine un po' brutto da dire, può essere gestita, no? Grazie a un sistema informativo. Non deve, può, quindi può se ci serve, se ci conviene. E per poter fare questo, la visione che dobbiamo dare dell'attività dell'organizzazione è molto spesso attraverso i processi che questa gestisce. Quindi una delle visioni aziendali che interessa di più a chi fa sistemi informativi è la visione per processi. Perché in un processo io vedo effettivamente l'avanzarsi di vari stadi di un ordine, di un'elaborazione, di una pratica, di una procedura, e in ogni stadio io riesco a capire chi è responsabile di fare che cosa e qual è l'informazione che è pertinente a quello stadio di elaborazione. A questa visione, diciamo così, sequenziale, passo passo, è ciò che permette poi di trasformarla in una serie di programmi che siano in grado di gestire, automatizzare questi passi e siano in grado di memorizzare e di elaborare, come dicevamo all'inizio, le informazioni che sono relative a questi passi. Qui faccio un esempio molto rapido, ma non entriamo nel dettaglio di questo, quindi non stiamo a fissarci, no? Ma è solo per capire cosa vuol dire ragionare per processi. Qui parla di dipartimento di produzione di un'azienda che deve fare degli ordini per dei materiali, le materie prime, che deve, queste materie prime vengono usate per alimentare un processo di produzione, a meno che non siano già disponibili a magazzino, ovviamente. Allora, quando devo ordinare questi materiali, i materiali li devo ordinare, poi quando arrivano devo fare un controllo di qualità in ingresso, li stocco in magazzino. Ovviamente poi c'è in parallelo la parte amministrativa, per cui una volta che la messa è arrivata devo registrare il fatto che la fattura deve essere pagata e poi ovviamente avverrà il pagamento. E queste sono tutte azioni che non sono tutte. Non è esaustiva questa lista, non è completa. Però queste sono azioni che devono essere fatte nella fase di approvvigionamento delle materie prime. Quindi abbiamo questo, tra tante cose che noi facciamo, uno dei processi è il processo di approvvigionamento, che ha varie componenti. Componenti che coinvolgono diversi attori. Attori inteso come, questo termine attore lo specificheremo meglio più avanti, ma intende una persona, un gruppo di persone che svolge un certo ruolo all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, un attore potrebbe essere la produzione, che ha il bisogno, cioè a me servono 40 kg di come facciamo, carbone. Allora c'è l'attore che ha il bisogno, richiede i materiali primi, le materie prime. Poi c'è il magazzino che gestisce,
Allora, chi gestisce la produzione è diverso da chi gestisce il magazzino. Saranno persone fisiche con un nome e un cognome, non interessa il nome e cognome, interessa il ruolo che ricoprono. Quindi la produzione chiede al magazzino: dammi 40 kg di. Che lo chieda su un foglio di carta, che lo chieda urlando o che lo chieda inserendo l'ordine in un computer, l'effetto netto è che c'è un trasferimento di informazione in un certo momento da un attore a un altro, da un punto a un altro processo. E questo trasferimento di informazione ha un effetto che causa delle azioni, in questo caso nel magazzino. Il magazzino deve fare cosa? Quando riceve questo ordine deve capire se ce l'ha a disposizione oppure mandare in ordine. Oppure ce l'ha e manda lo stesso un ordine per coprire la carenza, no? Come ordinamento preventivo. Quindi scambiare informazione significa anche poi scatenare delle risposte, delle reazioni. Io devo fare delle cose perché mi è arrivata un'informazione sulla base della quale devo elaborare queste informazioni, significa anche compiere delle azioni, le quali a loro volta possono avere delle ulteriori interazioni, ulteriori comunicazioni con altri attori. Ad esempio, a questo punto posso decidere, magari io decido se chiedere all'ufficio acquisti di fare un ordine. E l'ufficio acquisti ovviamente, se gli arriva l'ordine da fare, contatterà un fornitore. E il fornitore consegnerà, qui manca la parte di logistica, e quando il materiale arriva qualcuno deve controllarlo. Allora, quality assurance probabilmente è parte del warehouse, parte del magazzino, oppure no, questo dipende da come è organizzata l'azienda, se l'incoming è nel magazzino o è a parte. È per questo che dicevamo prima che è necessario conoscere l'organizzazione aziendale per poter progettare il sistema informativo che si adatti. E poi c'è tutta la parte accounting e finance, che gestisce la fatturazione e gestisce i pagamenti, quindi una tutta la parte di portabilità e l'altra la parte di cash, di trasferimento di denaro. E poi eventualmente, per dar lavoro a voi altri, ci sarà un manager da qualche parte che supervisiona questo processo, ne è responsabile, cerca di migliorare la qualità e cose del genere, che non è direttamente coinvolto nell'operatività, ma è coinvolto nella gestione e nella valutazione del processo. Noi spesso faremo questa distinzione, che è molto semplificata, tra due livelli, quello operativo e quello di gestione. A livello operativo si fanno le cose quotidiane, ma poi queste devono essere controllate, supervisionate e gestite da un livello superiore, che non è interessato nel singolo ordine, nel singolo 10 grammi di carbone da ordinare, ma nel fatto che magari in questo mese il numero di ordini è salito troppo, oppure i tempi di consegna dei fornitori, oppure la qualità della merce ricevuta è scesa troppo, e allora bisogna intervenire in qualche modo. Quindi c'è sempre un meccanismo di feedback, di controllo su ogni processo. Un processo senza controllo è un processo che va in modo totalmente divergente. E questa è un'altra vista che può provare a raccontare lo stesso processo dal punto di vista delle interazioni tra i vari attori. Questo non è uno dei diagrammi che faremo a fare, questo è il più informale, no? I diagrammi che faremo a fare sono più precisi, però dice che la produzione chiede al magazzino delle materie prime, il magazzino lo chiede all'ufficio acquisti, l'ufficio acquisti contatta sia il fornitore che l'amministrazione per dire che abbiamo fatto un ordine, dopodiché il fornitore consegna la merce al magazzino, il magazzino lo manda al controllo qualità. Ed eventualmente questo 5B dice che se il controllo qualità non è soddisfatto, la merce torna indietro al fornitore. Ad esempio, dipende poi come ci si mette d'accordo. Dopodiché, se tutto va bene, invece, il magazzino comunica all'amministrazione che la merce è ricevuta, la merce è buona e conforme, e quindi puoi procedere al pagamento, e quindi il fornitore, avendola accettata la propria consegna, trasmette fattura e il Dipartimento Finance paga fornitore avendo ricevuto l'ok dall'amministrazione. Questo è un possibile processo a livello operativo. Ovviamente, qui ci sono tutti. Alla fine si chiude il ciclo, in questo caso l'ultima azione è di ritorno sul
sul committente, su chi aveva richiesto la merce, questa merce finalmente viene consegnata. Adesso qui abbiamo messo dei numeri, non è detto che la merce debba essere consegnata al passo 10 dopo che ho pagato il fornitore al passo 8, può essere consegnata anche prima. Adesso qui non si capisce da questo disegno se c'è un vincolo temporale o no tra le varie azioni, cosa può essere fatto in parallelo, cosa può essere anticipato, oppure no. Però a noi interesserà poter rappresentare queste cose, per questo ci dovremmo dotare di un formalismo un pochino più rappresentativo. E poi qui fa vedere in questa figura che nelle varie fasi anche il livello decisionale, quindi il processo decisionale operativo, che va a controllare le varie fasi. E è facile descrivere le azioni, è più facile per noi, per noi umani, mentalmente. Cosa faccio? Però nel descrivere cosa faccio, devo anche capire su che cosa agisco. Allora, se sono i 40 kg di carbone da spostare è facile capirlo, perché è una cosa che è pesante, o sporca, puzza, e deve essere messo su un carrello. Ma invece il sistema informativo sposta informazioni. Informazioni di vario tipo. Allora, questo è un processo un pochino più complicato perché ci richiede un livello di astrazione maggiore. È più facile capire cosa faccio che non quali sono le informazioni sulla base delle quali decido cosa fare e come farlo. Però noi l'abbiamo usato, se in questo disegno abbiamo usato soprattutto dei verbi, spedisce, ordina, controlla, e questi verbi sono agganciati a dei sostantivi. Spedisce la merce, spedisce la fattura, controlla la qualità, e questi sostantivi rappresentano informazioni. Informazioni sull'ordine, sulla bolla di consegna, sulla fattura, sulla disponibilità di un bene a magazzino, sulla tipologia di quel bene, che cosa mi hai chiesto. Quindi questa è la parte di conoscenza dei concetti, del tipo di informazioni che il sistema informativo dovrà gestire. Questa è la parte più complessa. Però è anche l'ossatura del sistema informativo stesso, è il linguaggio che parla il sistema informativo, sono quali sono le informazioni che lui gestisce. Abbiamo detto nella definizione, il sistema informativo memorizza ed elabora le informazioni. Ok, la prima domanda è quali informazioni? Noi abbiamo maggiore facilità a rispondere alla domanda che cosa ci fa con queste informazioni o per quale scopo, perché lo vediamo, lo comprendiamo nel contesto dell'azienda. Ma dal punto di vista del sistema informativo la domanda più cruciale è quali sono le informazioni da gestire. Poi, una volta che so quali sono, ti spiego come gestirle. Allora, parlando di informazioni, fatemi saltare a 44. Informazione è il cuore di ciò che viene gestito dal sistema informativo. E conviene chiarirci. Ci sono due termini che vengono usati. Informazioni e dati. Per noi sono diversi. Un'informazione, è difficile dirlo senza fare giri di parole, ma rappresenta qualcosa di senso compiuto per l'organizzazione o per il progettista. L'informazione è, facciamo esempi banali, quanti anni hai? Questa è l'informazione. 22 è un numero, non so se lo dimenticate. È un dato. Allora, i dati sono essenzialmente i dati grezzi, le misure, i valori. Ma un valore, un numero, non serve a niente se non so il significato di questo valore. Quindi 16 rappresenta, è un numero, rappresenta anche l'ora a cui finisce questa lezione. Questo ci dà tutta un'altra informazione. Allora, noi dobbiamo sempre lavorare a questi due livelli. Il sistema informativo è una macchina, lavora a livello dei dati. Se gli dico fai A più B, lui fa A più B.
ma qual è il significato di A? Qual è il significato di B? Perché devo fare A più B? E a che cosa serve il risultato? Sono informazioni, cioè sono interpretazioni dei dati che io, solo io umano, conosco. Umano progettista del sistema o umano utente del sistema. Quindi noi dobbiamo però nella fase di progettazione calarci, capire quali sono le informazioni che il sistema usa e tradurle a livello dei dati su cui il sistema potrà lavorare. Ah, le informazioni sono gli studenti che sono in quest'aula. Quali sono i dati che rappresentano uno studente? Questa qua. Nome, cognome, matricola, data di nascita, corsi di laurea a cui è iscritto, gli esami che ha superato, devo capire quali sono quelli rilevanti. Il colore dei capelli, se ha gli occhiali o no, l'altezza, la larghezza. No, questi non ci servono forse. Forse, dipende. Dipende che cosa sto progettando. Quindi, da un'informazione astratta che ho in mente, devo decidere, progettazione, progettare vuol dire decidere, fare delle scelte ed escludere delle altre. Decidere quali sono i dati che uso per rappresentare quel tipo di informazione. E dovrò anche decidere quali sono, capire, poi decidere quali sono le relazioni tra questi dati. Perché se io ho l'informazione studente, espressa, descritta attraverso una serie di dati, e ho l'informazione professore, descritta attraverso un'altra serie di dati, alcuni simili, alcuni diversi, non sono indipendenti questi due elementi di informazione. Sono collegabili dal fatto che magari quel professore è professore di quello studente. Quindi ci interessa rappresentare quali sono i dati, i numeri, le stringhe, i testi, le date, no? Utili a descrivere un certo elemento di informazione, ma anche quali sono le relazioni, i collegamenti tra i vari tipi di informazioni. A quel professore è un professore di quello studente perché insegna nel corso nel quale lo studente è iscritto. Allora abbiamo introdotto un altro concetto, quello di corso. Abbiamo introdotto un concetto di insegnare, il professore insegna un corso, un altro concetto di studente iscritto a un corso. Ci sono delle informazioni di base, studente, corso, professore, e delle relazioni che legano questi concetti di base. Noi lo capiamo intuitivamente, però dobbiamo spiegare una macchina. Quindi dobbiamo tradurre quella che è la nostra comprensione intuitiva delle informazioni in un certo dominio. Questo è un dominio molto semplice, il dominio dell'università, no? Dominio applicativo, in cui devo gestire gli studenti. Devo tradurre queste informazioni che io comprendo a livello di dominio, tradurle in un livello molto più basso, un insieme di dati e un insieme di relazioni tra questi dati. Questo è quello che permette di strutturare le informazioni in modo che il sistema informativo le possa gestire. Ed è il primo passo che faremo. Prima di entrare nel primo passo che faremo, cioè all'inizio della prossima lezione, però ragioniamo un attimo su cos'è questa informazione, che tra l'altro ha delle implicazioni enormi a livello sociale, no? Non a caso questa la chiamano l'epoca della società dell'informazione, che ha rivoluzionato anche il modo di lavorare, il modo di pensare, ha creato alcuni settori completamente nuovi. Questa informazione, l'informazione è una risorsa immateriale, intangibile, non ha un peso, può avere un costo produrla, ottenerla, eccetera. Non è mai distrutta. Il fatto di replicare, copiare l'informazione non la distrugge. Quindi ha un costo marginale pari a zero. No? Perché questo è quello che tiene in piedi tutta la pirateria, dell'industria digitale. Una volta che ho un contenuto digitale, fare una copia non mi costa niente.
e non ho perso l'originale e continuo a avere la disponibilità dell'originale. Quindi tutta l'economia basata sul concetto di scarsità non si applica qua. Qui non c'è nulla di scarso, io posso sempre avere una copia della stessa informazione e non perdere mai il possesso di quella precedente. E questa informazione può essere usata sia per descrivere l'organizzazione, quindi per fare una fotografia di ciò che esiste, sia per descrivere le azioni che gli individui compiono all'interno dell'organizzazione. Quindi c'è una visione sia statica o delle informazioni, sia dinamica, del tipo sulla base di queste informazioni ci sono delle persone che compiono dei compiti, il cui effetto netto, dopo aver compiuto quell'operazione, sarà che l'informazione è cambiata. Dal punto di vista del sistema informativo, se io faccio qualcosa, un'azione qualsiasi all'interno di un processo aziendale, qualche dato deve cambiare all'interno del sistema informativo per registrare il fatto che questa azione è stata fatta, altrimenti non esiste per il sistema informativo. Quindi il sistema informativo non sa se io sono venuto oggi a fare lezione fino a quando non andrò a inserire questa lezione nel registro. Quindi comunico un dato che varia all'interno del sistema. Quindi se noi ci mettiamo a progettare un sistema informativo è come se io mi chiudessi dentro il computer a chiave e tutto ciò che conosco del mondo è solamente ciò che riesco a vedere attraverso i dati che mi arrivano. Quindi dovrò anche fare attenzione a progettare dei processi che si possono basare unicamente sulle informazioni che il sistema ha a disposizione e non su tutte le informazioni che esistono nell'azienda, ma solamente sulle informazioni che sono arrivate al sistema. E se mi serve un'informazione che il sistema non ha, devo trovare un modo per fargli arrivare. Ci sarà un utente che la deve inserire, oppure lui se la recupera in qualche modo, ma altrimenti, per dire, mi vengono in mente alcuni compiti che correggo, in cui si vede che il sistema fa certe operazioni e poi va a vedere nei suoi dati, quei dati lì non ci sono. Allora come fa a fare queste operazioni se non hai detto che lui deve memorizzare questi dati? Quindi c'è un problema di coerenza di fondo, perché tutte le operazioni del sistema si basano sulle informazioni che lui gestisce. Io per oggi mi fermerei qua un attimo, riprendendo giovedì da questa figura che ci darà un'idea di quali sono i punti di vista che ci interesseranno e poi entreremo nel diagramma concettuale. Grazie.